Cari amici, l'alba da poco è un'atmosfera veramente magica, è una delle cose più belle per noi pescatori, usufruire di uno spettacolo di straordinaria bellezza. Ecco il fiume Aso, da dove prende appunto il nome questa valle, Val d'Aso, acqua trasparente. Oggi siamo in uno splendido lago che fa parte del comprensorio Parco Laghi Adriatico di Gianluca Cristiano, che ringraziamo per l'ospitalità, per affrontare un'ascensione a Federfishing a Method. Il nostro target saranno le splendide tinche di questo lago e perché no qualche bel cavedano e qualche big fish presente in questo specchio d'acqua. Nel corso della giornata vi illustreremo le attrezzature, le montature, gli inneschi e le pasture che stiamo utilizzando. Io partirei dall'attrezzo principale, le canne. Oggi adopereremo sia la serie Concept, quelle che vedete in postazione sul Federano sono la 12 piedi ad azione Medium Light e la 13 ad azione Medium. A questa alterneremo anche le nuove Galaxy, nella versione da 14 piedi ad azione medium strong per insidiare appunto i big fish, magari anche a distanza, di questo stupendo lago. Ora vi faccio vedere la montatura della Mago Clip. Utilizzando un nodo scorsoio legheremo la Mago Clip al terminale. Ecco qui. Vediamo l'eccedenza. Come amo utilizziamo la serie 229, un amo d'occhiello che ci permetterà di effettuare il classico nodo non nodo. In questo caso il numero 12. Ecco, riprendiamo naturalmente il finale con la clip, andiamo a inserire il monofilo nell'occhiello, in questo modo. Andiamo poi a far scorrere e a scegliere la distanza tra la clip e l'amo, che dovrebbe essere circa 2-3 mm. Una volta scelta la distanza, andiamo a avvolgere il filo intorno al gambo, facendo una 7-8 spire, e poi andiamo ad inserire il capo libero sempre nell'occhiello del 229. Ecco la montatura effettuata. Ecco che sta mangiando di nuovo, guardate la canna. Oggi sicuramente ci vogliono veramente bene questi pesci. Non ci fanno terminare la spiegazione tecnica e abbiamo già un altro pesce in canna. L'azione della 12 piedi Medium Light è veramente stupenda. Vedete le testate di questo pesce? È una tinca abbastanza incavolata. Sono veramente stupendi questi pesci. Questa è veramente bella. Ed ecco la guadina anche questa. Guardate, c'è uno strip bass sotto sponda.
Ecco un'altra splendida linca della Valdaso. Siamo alla terza tinca per notizia, eh? Appena ancora deve spuntare i primi raggi del sole, siamo all'alba e abbiamo già catturato tre splendide tinche. Anche queste rilasceremo. L'altro tipo di innesco che adopereremo oggi sono due pellet morbide della linea Concept al miele, che abbiamo già testato e ci hanno dato grandi risultati, montato sempre su una rig, il pasturatore e il metodo XL sempre di Dubertini. Questa volta una partenza sulla 13 piedi alla zona medium. Abbiamo sostituito l'innesco di pellet, che oggi quanto sembra non renda tanto. Con l'arrivo dell'inverno sicuramente questi pesci vogliono bocconi più consistenti, e quindi l'innesco misto con, guardate che potenza, l'innesco misto con bigattini, orsetti e vermi sulla Mago Creep è quella che sta dando più frutti. Abbiamo preso il conto di quelle che ne abbiamo già catturate, il sole deve ancora, eccolo qua, bellissimo. Questa è anche un po' più grande delle altre. Faccio vedere l'innesco, abbiamo lanciato da poco tra l'altro, veramente stupenda. Questa è anche un po' più grossa rispetto a quelle altre, siamo saliti un po' di peso, guardate, ha degli occhi rosso intenso, veramente stupendi. Le labbra sembra che si sia passato del rossetto,
e la livrea veramente verde oro è stupenda, ammirata in tutta la sua bellezza. Guardate il colore dell'acqua di questo lago, veramente trasparente. Ecco che va via. Alla prossima. Ecco un'altra partenza. Oggi veramente queste tinche della Valdata ci hanno deciso di farci divertire veramente. Hanno cominciato le prime tocche con l'alba, quando ancora è fredda. Adesso con i primi raggi di sole, eccola qua, eccola cattiva come appena arriva a guadino, sprigiona tutta la sua potenza. Questa è anche una bella tinca, veramente bella. Vedete lì l'innesco misto di orsetti, oggi è veramente micidiale. Vi facciamo vedere anche questa, guardate, stupenda. Vi saluta anche lei, vero? Guardate che colori. Livrea perfetta. Ciao, ciao, ciao! Vi ha salutato la tinca. Guardate che bellissima livrea, veramente la regina delle acque interne, e naturalmente lo rilasceremo. È fondamentale rilasciarle tutte subito, immediatamente, farle permanere in una massa sicuramente non è la cosa migliore. Il pesce ci ha fatto divertire e adesso lo rilasceremo. Ed ecco il terminale con il Mago Skip montato ai rig. Il Mago Skip sarà innescato con esche abbastanza luminose, per questo motivo adesso inneschiamo con degli orsetti. Magari possiamo inserire anche dei vermi di terra. Il Mago Skip ci dà appunto la possibilità di inneschi voluminosi. Chiudiamo con altri orsetti e poi andiamo a chiudere la clip. Ecco qui,
L'innesco è pronto, come potete vedere l'amo animale è completamente libero, quindi il pesce andrà a ingoiare il bel mucchietto di orsetti e vermi e poi troverà naturalmente il nostro amo. La montatura per il metodo è molto semplice, basterà montare in line, quindi sulla lenza del mulinello, il nostro pasturatore. Questo è un Axel con un palacolpi che va a tutire naturalmente il pasturatore sulla girella, e come girella utilizzeremo i nuovi sganci rapidi, sempre i dubertini. Andiamo a inserire il nostro finale e andiamo a chiudere con lo stopperino. Per cambiare il nostro terminale basterà sollevare questo piccolo clip e sfileremo il terminale. Una volta naturalmente caricato il nostro pasturatore con la pastura, ci sono due modi: possiamo lasciare tranquillamente libero il nostro terminale oppure andare a conficcare l'amo nella pastura, in questo modo, vedete? E quindi l'esca rimarrà sopra la pastura. Sicuramente il piatto è servito. L'esca conviene sempre tramite l'amo inserendo nella pastura, eccolo qua. Stiamo pescando a circa 20-25 metri, abbiamo trovato in quella zona uno spiazzo pulito da alghe e quindi il posto ideale per insidiare le nostre amiche tinche. Bene, non ci resta che attendere. Ecco un'altra cattura. Da come tira, guardate la zona della concia, questa è la 13 medium, veramente eccezionale, ha una curvatura perfetta, attenua le testate di questo pesce, soprattutto quando poi arriva a guadino che sprigiona le ultime partenze. Eccola qui. Un'altra tinca. Scappa da via. Alla prossima. Finalmente un'altra partenza. Oggi le partenze si seguono in modo frenetico. Dovrebbe essere anche questa essere un'altra tinca. Stiamo aspettando qualche bel cavedano, però insomma ci possiamo anche accontentare di queste superbe, stupende tinche. Eccola qui, la intravediamo già perché con l'acqua così cristallina la si vede già a distanza. Come al solito cerca di ultime fughe sotto costa, sotto riva. Eccola, eccola.
La giornata non sembra neanche quella invernale. Ecco le tinche della Valdaso. Dopo una prima mattinata e appena arrivati i primi raggi del sole abbastanza frenetica con la cattura di tante tinche, adesso è un periodo insomma di pausa, di stand by. Ne approfittiamo un po' per fare il punto di questa giornata fino adesso. Stiamo utilizzando la tecnica del method e quindi stiamo pescando con gli XL di tubertini montati in line con un finalino corto di 10-15 cm montato ai rig con il maggot clip sul quale abbiamo innescato sia orsetti che fermi, quindi bocconi abbastanza consistenti. Come pastura abbiamo utilizzato due mix, uno salato, la carpa cavedano barbo, e uno dolce con la fondo big e la hypro carp, sempre di colore rosso. Per il momento abbiamo solo catturato tinche, con l'esclusione di un luccio che è attaccato alla nostra esca appena ha toccato l'acqua. Adesso attendiamo naturalmente per vedere se arriverà qualche altro pesce. Bene, dopo Orione e lo Storione abbiamo deciso di tirar fuori la nostra Galaxy, di aumentare e potenziare tutto l'impianto pescante, aumentando anche il diametro del monofilo. Al primo lancio è partita la canna e abbiamo in canna questa bellissima, dovrebbe essere una trota Iridea, dovrebbe essere anche bella grossa, da come la possiamo intuire sarà sicuramente oltre i 2 kg. Ed eccola finalmente a guadino. Bene, ora ve la faremo vedere, è veramente grossa, veramente imponente, una bellissima trota Iridea, sicuramente qui siamo oltre i 2 kg, vicino anche ai 3 kg. Guardate che bocca, che denti che c'ha, ha inghiottito l'amo e quindi siamo stati fortunati che quei denti di cui è dotata la trota non ha reciso il nostro monofilo. Adesso naturalmente la rilasciamo. Un'altra partenza. Questa volta dovrebbe essere una tinca. Dopo Orione, il combattimento perso con Orione è la trotona, la super trota. Abbiamo di nuovo visto saltare fuori molto Orione, vediamo se ci ritorna a sfidare, vedremo. E infatti è una bella tinca anche questa. Guardate che potenza quando arriva nell'ultima fase, sembra quasi doma e poi fa delle ripartenze che veramente per fortuna avevamo un antiritorno aperto. È una bella tinca, non ne voglio ancora di allendersi. Veramente stupenda. Bella, bella anche questa. Guarda che bella, sembra che voglia dirci qualcosa, non ha gradito di essere tirata fuori dal suo ambiente, ma adesso noi la rilasciamo.
Allora, i pesci è bene lasciarli subito. L'anassa è giusto usarla nelle competizioni, ma quando veniamo a pesca per diletto è bene ridargli subito la libertà. Ecco un'altra bella partenza. Vediamo se stavolta riusciamo a capire che pesce è. Sicuramente un bel pesce. Forse conviene recuperare la seconda canna, in modo che non ci dia impedimento durante il combattimento, se riusciamo a portarla naturalmente. Naturalmente, nonostante avessimo la Galaxy con un approccio molto più consono a questo tipo di pesci, ha mangiato di nuovo sulla 12 medium light, sembra ormai che la carne riconosca, perché la voglia fare apposta. Qui, anche qui abbiamo lo 016, queste due canne le abbiamo approntate per le tinche, i cavedani. Adesso speriamo bene che non si vada di nuovo a infrattare tra le alghe come ha fatto quello precedente. Il recupero dobbiamo per forza effettuare a canne alta. La vegetazione presente sul fondo è veramente tanta, e quindi se vogliamo avere qualche speranza di tirarlo fuori. Sono istanti sicuramente di tensione. Siamo al limite. Magari si collabora un po' il pesce, ma da come riparte non credo. A noi basterebbe vederlo comunque, non è che già vederlo e sapere cosa abbiamo agganciato sarebbe un gran successo. Questo è un lago che riserva sempre tantissime sorprese, è veramente un piccolo angolo di paradiso. Anche perché, considerando la stagione, siamo in pieno inverno, abbiamo già catturato tantissime tinche, abbiamo preso una bella trotone e poi il primo combattimento over big con il big fish l'abbiamo perso. Gli occhiali polarizzati sicuramente aiutano in questa fase per cercare di vedere un attimo, perché poi verso sottosponda ci sono veramente tante. Questa dovrebbe essere una carpa stavolta, adesso non voglio anticipare nulla, ma da come ancora non ha avuto nessun calo di tensione, improvviso calo di tensione come il precedente, che sicuramente era Orione. Intravediamo una sagoma, adesso vediamo un po'.
Guardate come è piegata la 12 piedi medium light, è eccezionale questa canna della serie mi piego ma non mi spezzo. Adesso purtroppo sta andando alla nostra sinistra dove ci sono degli alberi, non è sicuramente la posizione migliore. Bisogna comunque forzarla, perché lasciarla andare adesso vorrebbe dire farla andare in mezzo. Eccola qua, niente, non vuole sapere nulla. Dobbiamo sperare che non decida di guadagnare il sotto. Ce l'abbiamo sotto, ma la fase più delicata e più difficile, perché qua sotto veramente ci sono tante alghe. Guardate che potenza riesce a esprimere. Per fortuna con noi abbiamo il fedelissimo Toda 6500 con una frizione veramente eccezionale, non slitta mai, lascia 'cede filo quando proprio è necessario. Sì, è una bella carpa, l'abbiamo vista, stiamo anche recuperando un po' di alghe, di erba del fondale. Veramente bella, veramente bella. Qui siamo, possiamo dire veramente che è un big fish. Nonostante il freddo, il rigido, l'acqua è veramente fredda, questi pesci hanno comunque una potenza esagerata per il periodo. Normalmente d'inverno con le acque fredde perdono un po' di potenza, questa invece è bellissima, dovrebbe essere una bellissima carpa a specchio, veramente bella. Cari amici, voi non la potete vedere, immaginarla dalla canna, dalla mia canna che si piega, ma è veramente un bellissimo pesce. Sta puntando il fondo, è dove c'è delle alghe. Bene, cari amici, ecco, dopo un bel combattimento finalmente sono riuscito a portare a casa questo bellissimo esemplare di carpa a specchio, veramente bella, un vero big fish. Oggi la sessione era a tinche, il nostro target era in tinche, abbiamo perso prima il combattimento con un bellissimo storione, ma questa volta, nonostante l'attrezzatura light, siamo riusciti a portare a casa questo splendido esemplare di carpa. Guardate, veramente bella, è stupenda. Che dire, sinceramente non ci aspettavamo di poter portarla a guadino, con un po' di pazienza e un po' di fortuna forse siamo riusciti a portarla. Veramente adesso non so quantificarla, ma penso che siamo oltre gli 8-9 kg. Veramente bella, guardatela, stupenda. Adesso la rilasciamo subito. We'll be right back.
siamo giunti alla fine di questa stupenda sessione di pedal fishing. Il target che ci siamo imposti, quindi le tinker, l'abbiamo ampiamente superato, non siamo riusciti neanche a contare le tinker che abbiamo catturato. Ci siamo concessi anche una splendida trota intorno ai 3 kg, una super carpa, non l'abbiamo pesato ma era molto vicina ai 10 kg di peso, e poi abbiamo intrapreso la sfida, l'ennesima sfida con Leonardo Storione. Stavolta ha vinto lui, noi naturalmente non demordiamo e vi rimandiamo alla prossima avventura.